Sui giornali e nelle polemiche è apparsa una cosa un po' astrusa, e io capisco perché sembra che noi parliamo di regole quando invece dobbiamo giustamente parlare di paese, parlare delle cose di cui abbiamo parlato. Però io penso che due cambiamenti, tre, vanno messi nelle nostre regole. Il primo, le provo a dire, insomma, il primo riguarda la figura del segretario del partito, se deve essere automaticamente anche il candidato alla guida del governo. La mia opinione, l'ho detta prima che si conoscessero gli aspiranti candidati, dico aspiranti candidati perché i candidati veri e propri li avremo alla formalizzazione delle candidature secondo le regole. Bene, io penso che a noi convenga invece avere un segretario che ovviamente di alto profilo, di alto livello, che segue il partito, che può essere candidato e ci mancherebbe alle primarie, ma senza automatismi, perché l'automatismo ci determina un problema in più, ci dà una flessibilità in meno. Ci sono tanti motivi per cui questo è vero, ma non lo dico per indebolire la figura del segretario. La figura del segretario deve essere una figura forte, non è questo il problema. Ma io capisco che abbiamo uno strumento in più se ci diamo una flessibilità in più. Secondo elemento di cambiamento, questo è dato dalle cose, non è che può essere messo in discussione. Nel nostro statuto il congresso prevedeva mediamente che si partisse con la selezione degli aspiranti alla segreteria, con le mozioni programmatiche e poi il voto sul segretario. Dopo 6 mesi i congressi provinciali e dopo 2 anni i congressi regionali. Noi dobbiamo invertire e per due motivi. Primo, perché abbiamo 70% dei comuni che votano a primavera e quindi noi non possiamo fare i nostri congressi provinciali quando si vota o peggio ancora dopo il voto. Ma c'è un motivo in più. Io resto affezionato e non credo di avere un'idea, diciamo, antiquata, ma credo di un'idea corretta, che i congressi debbono avere uno svolgimento dal basso verso l'alto. A me non piace il contrario, perché, e lo dico tanto più adesso che dobbiamo discutere nei circoli, dobbiamo mettere in sicurezza subito i nostri quadri provinciali, regionali, cioè per questo è una piccola modifica, ma anche questa va naturalmente fatta.